Allora, amici, come vi avevo preannunciato, in attesa della veglia di questa sera andiamo subito in diretta all'altra parte del mondo, andiamo a Fatima. È lì che ci attende il signor Armando Mendes. E il signor Armando è proprietario di un albergo a Fatima e da anni fa servizio di apostolato con i pellegrini che arrivano nel santuario di Nostra Signora del Rosario. Buongiorno e benvenuto, signor Armando, come va? Buongiorno, bene, grazie. Benvenuto a Dio. Tra noi, benvenuto tra noi. Domani saranno 107 anni dal miracolo del sole e noi vogliamo entrare in punta di piedi così a Fatima per sentirci un po' partecipi di questa sentitissima ricorrenza mariana che ha un sapore dolcissimo con la Madre di Dio. Signor Armando, siamo a Fatima. È il 13 ottobre 1917. 70.000 persone sono in attesa dell'ultima apparizione della Vergine Maria ai bambini Lucia dos Santos e i suoi cuginetti Francesco e Giacinta Marto. Cosa accade? Bene, la Madonna, le prime parole che dice dopo che Lucia domanda che cosa vuole di me. Voglio dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario e continuino sempre a dire il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Pertanto la Madonna ha aspettato fino all'ultima apparizione ottobre per rivelare io sono la Madonna del Rosario e così dare l'importanza più grande al Rosario che domanda ogni giorno. E poi alla fine ha detto con un'aria più triste, non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. E così e infatti, ha cominciato dopo il grande... Certo, ma lì è successo poi ovviamente il miracolo del sole che dicevamo, giusto? Sì, e il mio nonno stavano presenti, hanno stato testimoni di tutto questo. Fantastico, quindi suo nonno è stato presente. Cosa le raccontava? Che cosa le ha raccontato come esperienza personale? La questione è che io ero piccolo, 4, 5, 6 anni e poi sono uccisi il mio nonno. Pertanto c'è la mia mamma che mi ha trasmesso quello che il suo, certo, suo papà e mamma le hanno trasmesso. Pertanto e quindi... Che è stato... Sì, e quindi, signor Armando, il messaggio della Madonna, non offendano più Dio nostro Signore che è già molto offeso. Insomma, queste sono parole dette dalla Madonna appunto durante l'apparizione, ma un monito, un avvertimento molto forte per tutta l'umanità. È straordinario, in queste parole c'è tutta la preoccupazione di una madre, ma valgono ancora tutt'oggi. Sì, ma anche... Molto importante l'altra frase che la Madonna ha detto in agosto. Sì. Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. Questo è stato molto importante anche in agosto. Certo, è la richiesta di aiuto della Madonna. La Madonna che chiede aiuto ai suoi figli per la conversione dei peccatori. Fatima, è questo poi fondamentalmente il messaggio, giusto? Sì. Signor Armando, lei ha un compito molto importante lì a Fatima. Si occupa di portare il messaggio di pace e l'invito proprio di conversione, come dicevamo, di Maria a tutti i pellegrini che giungono lì a cercare la Madre di Dio. Quanta grazia di conversione c'è in quel luogo? Quanta gente arriva lì e viene toccato da questa grazia straordinaria e decide di cambiare? Lei per primo, giusto? Mi raccontava. Sì. Posso raccontare adesso questa è la mia storia un po'? Sì, certo. Come testimonianza, pertanto, certo. Io sono un figlio di questa terra, l'altare del mondo, Fatima. L'educazione mio genitore a casa, la primaria, dopo il collegio dei Fratelli della Sale, ho avuto l'educazione cattolica più meglio possibile nel mondo, ma quando arrivo all'università a Lisbona per fare ingegneria civile e studiare, in questo primo anno io ho perso la fede per un amico studente che mi diceva che non è vero che il sacerdote può consacrare il pane e il vino solo
un padre molto molto santo come padre Pio lo poteva facere. È strano, bene, questo giorno io ho creduto a lui e ho finito di essere cattolico, no, non andava più a messa, non credeva più alla Chiesa Cattolica e pertanto ho dovuto aspettare 4-5 anni, una grave crisi nel mio corso di ingegneria che ho sbagliato uno dei disciplini e che metteva in rischio finire il corso, non poteva più. E così ho caduto in una grande pressione, pericolo, anche tentazione di suicidi, ma come stavo in una casa dei studenti che aveva una cappella, io in questa notte là sono andato alla cappella e in questo buio, in questa sofferenza profonda, ho realizzato che ma come mai io vado a togliere la mia vita? Che cosa vado a dire al Padre del Cielo, il Creatore che mi ha creato, che cosa ha fatto con la tua vita? Così la vita è molto più importante che un corso superiore, claro. E Certo. pertanto ho domandato al Signore, permette che un giorno io possa fare un piccolo grano di mostarda per il tuo regno. Ma mancavano ancora 2 anni. 2 anni più tardi Dio ha utilizzato un laico degli Stati Uniti che è venuto con la sua sposa, Jerry Trimble, che ha fondato un apostolato straordinario di promozione dell'Eucaristia negli Stati Uniti e che ho aiutato a qui, infatti, ma differenti cose. Lui mi ha dato un testimone così straordinario della sua vita, come ha dedicato alla Chiesa, all'apostolato dell'Eucaristia, a Fatima e tutto. E alla fine mi domanda: tuo Armando che cosa fa? Io ho cominciato a piangere perché non faceva niente speciale. Io aveva lasciato il corso, non sapeva che fare il mio futuro. E lui mi dice: Armando, io per molti anni faccio tutta questa apostola di Fatima. Per la prima volta ho venuto a Fatima, la Madonna mi ha portato qui. E tu, è una ragione perché la Madonna mi ha portato qui. La Madonna vuoi che tu ti va a confessare e alla Santa Messa ogni giorno della tua vita fino a morire. E così è stato questo straordinario E quindi c'è testimone stata da una questo laico conversione, americano certo. che mi ha cambiato la mia vita nell'agosto di 80. E così Certo. più tardi ho entrato in un convento, una grande storia. Bella Ma la che... vita religiosa, ma non era per me. E adesso è sposato con quanti figli? Sette figlie. 7 figli. E mi diceva che c'è qualcuno che Sì, si sta di consacrando. 13 a 23. Ok, e c'è qualcuno che è Sì, entrato una è in... già. In vita Una sta là, religiosa, sì. già fa il noviziato e un figlio è stato un anno nel seminario Ecco, di quindi Graz insomma, Valley in Almania. i frutti della Madonna sono questi, i frutti proprio dell'amore a Sì, sì, Maria. sì, sì. È bello quello che lei ha raccontato. È ritornato lì nella cappella delle apparizioni a Fatima con una grande sofferenza. Il messaggio che ne arriva è che chiunque si allontana da Dio, chiunque si allontana da Gesù, da Maria, vive una grande sofferenza, a volte non se ne rende neanche conto. E allora poi qui c'è invece un bel finale perché lei ritorna a Maria, ritorna a Gesù e quindi riesce a scoprire poi il senso della sua vita. Signor Armando, dove si trova in questo momento? Vogliamo dirlo, vogliamo far vedere un po' cosa c'è lì? Sì, pertanto adesso io sono qui giusto dentro dal santuario e dietro di me lontano si può vedere la Cappella delle Sì, Apparizioni dove sì. la Madonna è apparsa 5 volte tutti nel 1917. Ha Sì, finito dove... adesso la messa tedesca e va a cominciare alle 8:30 la messa in inglese, in lingua inglese. Benissimo, sì, in Ma lontananza il si vede. santuario, sì. Ma il santuario adesso è un po' vuoto perché i pellegrini vanno a arrivare per oggi, no? Per la Certo, grande infatti era festa. quello che volevo chiederle. È tutto pronto? Perché vedevo prima, Qui mentre... dietro di me si vede la Basilica del Sì, Rosario. vedevo anche gli schermi giganti già pronti per il video di stasera, per la veglia, giusto? Sì, È tutto sono là. Sì, pronto sì, sì, quindi, sì. bene, bene, bene. È una piazza enorme quella di Fatima, giusto? È una delle piazze più grandi, giusto? Dei santuari, è un sagrato Sì, è molto... doppia della Piazza San Pietro al Vaticano. Adesso stiamo Sì, è vedendo una piazza l'immagine della Madonna, sì, bellissima.
L'immagine della statua della Madonna, ecco, lì a Fatima ci fa sentire un po' presenti, ecco, questo è molto emozionante, signor Armando. Io voglio ringraziarla, signor Armando, perché oggi ci ha fatto vivere con emozione questo giorno, ci sembra di essere un po' lì. Io ci sono stata già qualche volta a Fatima e adesso vedere queste immagini dal vivo mi fa pensare di essere un po' presente lì con voi. Allora ci uniamo alla vostra preghiera stasera e... uniti sempre, grazie per questo collegamento, ci rivedremo ancora, Dio piacendo, e una buona santa giornata, buona veglia e buona festa. Grazie, pregate il rosario ogni giorno, che la Madonna ha chiesto. Bravissimo, anche Padre Pio lo dice sempre, sì, e viva la Madonna e viva il rosario, grazie signor Armando, a presto. Ciao. E noi andiamo in pubblicità.